Era uno dei falò più attesi di Temptation Island 2017. E non ha deluso le aspettative. Il confronto finale tra Sara e Nicola ha tenuto incollati i telespettatori più ficcanaso, speranzosi di vedere l'ira della passionale napoletana riversarsi finalmente sul compagno, reo di essersi lasciato inebriare, nel corso delle puntate, dalla sua sensibilità nei confronti del fascino femminile. Il confronto finale tra Sara e Nicola ha tenuto incollati i telespettatori più ficcanaso, speranzosi di vedere l'ira della passionale napoletana riversarsi finalmente sul compagno, reo di essersi lasciato inebriare, nel corso delle puntate, dalla sua sensibilità nei confronti del fascino femminile. I fidanzatini partenopei hanno mantenuto le aspettative e soprattutto, il livello di collera adeguato a soddisfare i telespettatori assetati di trash e capaci di trasformare dal divano di casa ogni esasperazione in macchietta. Sono tante le perle che hanno sciorinato, pronte a diventare meme su Twitter, molte le recriminazioni gridate da Sara, altrettanti gli esilaranti tentativi di giustificazione avanzati dal compagno. Sei stato fortunato che dopo il primo falò non sono venuta a spaccarti la faccia, esordisce lei con delicatezza, dando un assaggio di ciò che sarebbe stato nei 23 minuti di lite, mentre la guardavi tenevi la bava alla bocca. Quindi prosegue impietosa, è inutile che piangi. Che jo piangi. Lui le tenta tutte per portare acqua al suo mulino, e così mette sul piatto l'intero ventaglio delle scuse conosciute dall'esemplare di uomo colto in flagrante. Si parte con un timido nessuno è perfetto, neanche io lo sono, per poi passare alla teoria dell'occasione che fa l'uomo ladro, è stata tutta colpa del contesto se si è lasciato andare ad un ballo sexy con esatto. Tenta il mentre ballavo con lei pensavo a te. Infine il passaggio di palla, il mio percorso qui sarebbe potuto finire 6 giorni fa, ma non stoppato perché volevo vedere fino a dove arrivavi tu. Sara non ci sta. Si alza e svolta. Nicola, che fino a quel momento aveva giocato in difesa, tenta l'ultima carta, passare in attacco pur senza troppa convinzione, andare alla ricerca di alibi pur sapendo di non averne abbastanza, confidare nella confusa fragilità di lei. Ed è qui che il livello di spasso si alza. Il ragazzo prende in esame il rapporto della fidanzata con il tentatore Andrea Melchiorre. Gli epiteti canzonatori si sprecano, è un ciuffettino, dice Nicola, ciao sono Andrea Melchiorre e faccio il fashion blog dice lanciandosi in un'imitazione dell'ex tronista, tradita nella sua veridicità dall'accento napoletano dell'interprete. Epiteti canzonatori si sprecano, è un ciuffettino. Dice Nicola, ciao sono Andrea Melchiorre e faccio il fashion blog dice lanciandosi in un'imitazione dell'ex tronista, tradita nella sua veridicità dall'accento napoletano dell'interprete. Facevi cose con lui che con me non hai mai fatto, ballavi, fumavi, bevevi. Sera che siamo andati in un locale a ballare hai passato il tempo a lamentarsi che ti facevano male i piedi. Me non hai mai fumato. Con ciuffettino, invece, fumavi rilassata. Causa di scandalo anche un passaggio di sigarette che Andrea e Sara avrebbero intrattenuto. Gli attacchi non vanno a segno. Non hanno una portata sufficiente per compensare i suoi balli con Antonella.
Replica, io l'ho sfrinzonato quello lì. Poi decide di lasciarlo. Gli ultimi minuti della puntata sembrano destinare la storia al più tragico dei finali. Il colpo di scena, un mese dopo la fine delle registrazioni delle puntate i due hanno deciso di tornare insieme e ricostruire il rapporto. Lui, del resto, lo aveva ammesso, mi si può avvicina pure Belén Rodríguez, madonna della mia vita è lei. Lei stesso modo di fare di mia mamma è una santa.